talent. Sì, finalmente ci siamo. Buonasera, benvenuti a tutti quanti voi, amici di Romania's Got Talent, di Radio Icaro Rubicone. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata, appunto, di Romania's Got Talent. Che cos'è Romania's Got Talent? Ve lo diciamo dopo, perché prima diciamo soprattutto buonasera, così. Sono saputo in mezzo. Ma per dire, nel senso. Buonasera a tutti. Confusione, ragazzi. Primi caldi, ci fregano subito. Poi oggi sono stato al mare io al posto della Zorza, ho fatto cambi rispetto alla settimana scorsa e quindi mi sono stirato il cervello, soprattutto che già non dava gran segnali prima. Era anche Carbino, quindi. Esatto, non dava gran segnali prima, figuriamoci. Adesso, buonasera a voi che ci state ascoltando sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone, buonasera a voi soprattutto che ci state guardando tramite la diretta Facebook, appunto, della pagina di Radio Icaro Rubicone. Come sempre a condurre questo programma ci sono io, che sono Libra, e sempre al mio fianco c'è la... La Gio! Buonissimo! Un applauso da sola. Anche a te, Libra. La voce di sottofondo che avete sentito anche durante la sigla è sempre quella del buon Mirko Manuzzi. Buonasera, buonasera anche da Samuele Mussone, la regia video. Buonasera, regia. Salutiamo il buon Marco che è al lavoro, per cui ciao Marco. Lunedì prossimo. Che cos'è Romania's Got Talent? Magari qualcuno di voi ci guarda, ci ascolta per la prima volta. Romania's Got Talent è quel programma che da 7-8 anni in questa parte parla di musica. Musica nostrana, musica quella fatta con le vostre mani, col vostro impasto, con le vostre idee, soprattutto con la vostra bravezza, e di bravezza appunto ne volevamo parlare questa sera con bravi meritudine. Ogni volta ce n'è sempre in più, superlativissimo. Molto bene, se anche tu che sei a casa, che ti stai guardando, che sei sul tuo divano, sulla tua poltrona, tramite il tuo computer, il tuo smartphone, il tuo smart TV, se sei seduto comodamente anche in bagno che lo stai guardando, speriamo di esserti di ispirazione, non per tutto, però comunque se anche tu fai della musica la tua migliore espressione d'arte, vieni a raccontarti i nostri microfoni come fare. Molto semplice, semplicissimo, basta scriverci sulla nostra pagina Facebook Romania's Got Talent. Ormai mancano poche puntate, sì, siamo pieni, quindi siamo voi scriveteci proprio comunque per prenotarvi per il prossimo anno, perché i gruppi che ormai ci chiamano sono tantissimi. Assolutamente sì. Ma cosa dovete fare questa sera? Dovete seguire la nostra diretta che trovate sulla pagina della radio, Radio Icaro Rubicone. Fra poco troverete condivisa, esatto, in tutte le nostre pagine, quindi commentatela. E in più da quest'anno abbiamo anche l'account Instagram, sempre Romania's Got Talent, quindi seguiteci. Assolutamente sì, c'è la Gio che ci fa un sacco di stories, ma tante, anche un sacco di stories ce le faremo questa sera, ma qui in studio, non su Instagram, quindi seguiteci. Prima di iniziare la puntata vi voglio ricordare un bellissimo appuntamento che ci sarà questo sabato 5 maggio al Teatro Astri di Bellaria, ma facciamo parlare il video, quindi super spot per noi. Oh, mare nero, mare nero, mare nero. Canto per te, Mutoko. Sabato 5 maggio al Teatro Astra di Bellaria Egea Marina. Uno spettacolo senza precedenti, tutto sulle note dei più grandi successi di Lucio Battisti e Mogol. Sul palco la compagnia insieme a grandissimi ospiti Elisa Semprini, Cinzia Pacifico e Luca Quadrelli, con la partecipazione di un bravissimo presentatore, Daniele Di Blasio. Una serata all'insegna della musica e della solidarietà. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Onlus Rimini for Mutoko. Cosa stai aspettando? Le prevendite sono già aperte. Corri sul sito www.lacompagniatributo.it e scopri come procurarti i biglietti per questo bellissimo, fantastico evento. Canto per te, Mutoko, i grandi successi classici del sodalizio Battisti Mogol, al Teatro Astra di Bellaria Egea Marina, sabato 5 maggio alle ore 21. Romania's Got Talent! L'insalata la panina toglierò, fino a quando morirò, solo cane mangerò. L'insalata la panina toglierò, fino a quando morirò, solo cane mangerò. L'insalata la panina toglierò, fino a quando morirò, solo cane mangerò.
l'insalata nel panino, papera, papera, papera. Oh, nel mio frigo solo più sarà bro, e il mio sorriso risplenderà. Nel mio frigo la verdura non ci sarà, no, no, no. Oh, al supermercato non la cercherò, e sicuramente soldi non spenderò. Al supermercato non la cercherò, per il motivo non finirò mai. E le batto via, illudendo tutto ciò che cresce. Non sei meglio la carne, la mangio, ma che va bene. Illudendo tutto ciò che cresce. Non sei meglio la carne, la mangio, ma stare assieme. E la massa metto su massa, e mangio un'altra che è cassa. Con la massa metto su massa, e mangio un'altra che è cassa. L'insalata dal panino toglierò, fino a quando morirò. Solo carne mangerò, l'insalata dal panino toglierò, fino a quando morirò. Solo carne mangerò, l'insalata dal panino toglierò, fino a quando morirò. Solo carne mangerò, l'insalata dal panino proverò, proverò, proverò. Oh, fidati di me, non mangiati i cavoletti di Bruxelles. Oh, fidati di me, non mangiati i cavoletti di Bruxelles. Oh, cosa è stato? Grida l'attentato, ma nel frigo hanno trovato. Cosa è stato? Grida l'attentato, ma nel frigo hanno trovato. L'insalata, ah, è stata una storia passata. L'insalata, ah, l'insalata dal panino toglierò, fino a quando morirò. Solo cane mangerò, l'insalata dal panino proverò, proverò, proverò. Oh, 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 oh. Oh yes. Un saluto agli amici vegani, ciao ragazzi. Questa sera, amici, come avete appena visto, sono un attimo che è pronto Mirko, in studio qui con noi. Oh, i Ponzio Pilate! Uno era Ponzio e un altro era Joseph Pilates, che salutiamo, che sta guardando a casa in questo momento. Ciao ragazzi, benvenuti a Romania's Got Talent. Ciao. 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 Io vado in ordine più o meno come mi sono segnato, e perché non mi ricordo assolutamente i nomi, poi soprattutto i vostri, nel senso, non che me li voglio, non voglio ricordarmi i vostri, ma perché sono leggermente strani. C'è Ponzio Tech, ciao. La Durenna, Ginardo, Pedo, Violence e Marco. Marco, io sono Marco. Tu sei Marco, sì. Ok, sei più normale praticamente. No, sono più Marco. Più Marco. È più Marco di tutti. Classica domanda di rito iniziale, poi dopo, come sapete ben tutti voi che ci ascoltate, ci guardate da tempo, la puntata andrà un po' ramengo. Come sempre, classica domanda iniziale: quando nascono i Ponzio Pilates? Ma volete la storia ufficiale proprio? Sì. La storia ufficiale è anche narrata. Quella per la stampa, quella per la stampa. Ma praticamente tra pochissimo facciamo 3 anni, perché nascono, secondo l'ufficialità, la data zero è stata il 1 maggio 2015, quindi domani sarà. Ah, wow. Proprio domani, wow. Esattamente, sì. In realtà, sì, dai, i primi di maggio del 2015. Quindi siete partiti da un concertino del 1 maggio e poi... Più o meno, sì, un butta su, una bagarra, bell'aria, in un posto, sì, esatto. Un posto in una casa proprio in campagna, mezzo illegale, una roba così. In realtà abbiamo incominciato suonando insieme in strada un po' prima del 1 maggio 2015, cioè è stato un crescendo, però sì. 2 giorni prima. La storia ufficiale dice così comunque. Più o meno quello lì. E da 3 anni, 3 anni fa, siete arrivati a un piccolo grande traguardo, che è quello che sarà il primo disco ufficiale, che è in uscita a breve. Il primo studio album, se così vogliamo dire, sì. Dovrebbe essere già uscito, se proprio vogliamo dirla tutta e calare le braghe. Però è successo che abbiamo voluto fare i fighi, abbiamo mandato questo disco fatto da noi in questa casa bellissima nelle campagne di Ravenna, con uno studio mobile, insomma c'è tutta una storia dietro, ci abbiamo messo un po' a farlo. Poi abbiamo avuto la brillante idea di mandarlo per il master in America, e ancora non è tornato.
Ce l'hanno rubato, ce l'hanno rubato e noi adesso dobbiamo riprendere. Ma se non ritorna? Se non ritorna vuol dire che si stava meglio, c'è il sogno americano. Sarà l'ultima cosa che farò. Se la spasserà in America, se non sono, dai, si farà una vita. Dai che torna. Guarda che diventiamo brutti, eh. Se americano si mette ascoltando, Carlo, diventiamo brutti. Carlo. Trump, lascia libero quel disco, mi raccomando, fallo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo tramite la diretta Facebook, continuate a farlo. Vado a salutare l'amico Francesco Pez che dice ciao ragazzi, ciao. Un caro amico di tutti che è Dimitri Mazza di che dice grande. Saluto quei ragazzi, un abbraccio, un abbraccio ai fratelli, ciao Didi, sei un grande. Monica dice chi faccio interiore scrive interiore, anche vedete, esatto. Grande Dimi. E un salutone anche al nostro Marchino che dice un caro saluto a tutti voi da Milano Marittima che è al lavoro, ciao Marco. Ciao, e... ciao Milano Marittima. Oppa Gangnam Style. E Monica che dice anche Silver Snake. Monica, facci Monica. Io ti ho sempre amato, Monica. Ah, Snake Gold, Just Golden. Era tipo tosta questa Monica. Sì, assolutamente sì. Disco registrato in inverno, questo appena passato, quindi. Inverno 2017, ebbene sì. Registrato con due ragazzi che salutiamo, si chiamano Marco Parollo e Andrea Lepri. Ciao. Cari amici che vogliamo salutare. Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao Marco. Ciao Andy. Registrato, ebbene sì, durante l'inverno 2017, in un periodo che non vogliamo dire quanto è stato lungo, perché è stato devastante. Siamo stati tipo una decina di giorni, un paio di settimane in questa casa bellissima, che è casa di Marco, che si chiama Paolo. Non dire il mio vero nome mai. Ah, scusate, no, si chiama Marco. Okay. Per la questura Marco, cioè la sua esatto, di bravo. E ho dei seri problemi. Per gli amici Paolini, voi lo sapete. Il caro Marco, appunto, stavo dicendo, vive alle case del vento, si può dire. Vive alle case del vento, che sono questo casolare antico, disperso nelle campagne di Russi. E lì abbiamo avuto la possibilità appunto di fare un po' come gli anni 70, allestire tutto, stare lì settimane. Cioè io vedo una storia, quando comunque hai la possibilità di fare qualcosa di tuo, di mettere tutto te stesso in un progetto, penso che sia un'ottima cosa, sicuramente un'ottima cosa. Ci sta, bravo, raga. La vita, noi ci crediamo. Raga, l'importante è divertirsi comunque. Assolutamente sì. Ci sta anche che ci andiamo ad ascoltare un brano dal vostro prossimo disco, perché comunque qualcosa si è salvato nell'embargo. Ma il titolo del disco qual è? Vogliamo dirlo? Dai. Sì. Si può. No, è meglio leggerlo che dirlo. È fascia protetta? Un po' sì, però guarda, se lo dici, io ho provato in versione inglese, è Shookate. Ragazzi, incredibile. Bibla ha detto quasi una cosa in inglese, veramente. L'unica pronunciata vera. Esatto. Aspetta, metto un rullo di tamburi e lo ridici. Vai. Shookate. Questo è il nome del nostro album. Spettacolo. Ciao Tommy. Ciao Tommy. Andiamo ad ascoltare un brano. Cosa ci ascoltiamo? Per primo lascio a voi la scelta. Mi sa che mi giustifico, però. Conto che da tre scelgo io. La pa su baga. Thank you.
party, è presente? Sì, esatto, non è che ballavamo con quelle cuffie. Ognuno a modo suo, bellissimo. Forza Pilate! Yes, qua Romania has got talent, sghere così a caso. Romania has got talent. Io se posso vorrei devi ringraziare Simone Marzocchi che ha suonato la tromba in quel brano lì. Grazie Simo. Grazie, ciao! Grazie Simo. Ce lo ricordiamo così. Salutiamo anche l'amico Roberto Faravegoli del Strange Boat, che dice grandissimi Ponzio, peccato perché sono nati nell'era che non li merita. Dio, questo disco era meglio prima, drammatica sensazione di aver rotto il cazzo. Avete sbagliato tutta, ragazzi. Torniamo subito agli anni 70 come fanno tutti i nostri amici. Girare in macchina senza casco. Voi come lo definite il vostro genere più o meno? Bello, bello, bella musica. Ma è molto difficile definirlo comunque, è proprio complicato. Voi come lo definireste? Un smash ballast. Appunto, come ho detto prima, non lo so, una sorta di samba, reggae, cumbia, Osvaldo. È un mix, Paolo. Ma sei deficiente? Esatto, assolutamente sì. Roberto dice amichevolmente, comunque, così sono sette troppo forti. Ciao, avete sentito? E ci scrive anche l'amico Stefano Gargelli in arte cece che dice: Ponzio, vi voglio bene. Si può avere un'inquadratura della Giorgia della Viola insieme con i fazzoletti qui di fianco. Ciao Ceccio, un esperto, dubito su di che utilizzo fare dei fazzoletti, ma andiamo avanti a parlare con avrò un po' d'allergia di... esatto, assolutamente, è periodo, sì. Andiamo a parlare con i ragazzi. Quanti brani sono stati inseriti in questo disco che è ancora disperso, lo ricordiamo? Ben 9 brani, uno in più rispetto al disco precedente. Disco precedente che è un EP autoprodotto. Che è un EP autoprodotto, esatto. Homemade, che si chiamava Abiduga. Esatto. Cosa vuol dire? Sai, è un flusso, cioè più che essere liberi, no? Capito? È un movimento. Sì. È il grande spirito, chi lo sa. Puoi dare è questo, è questo movimento qui. È suo Abiduga. Nome. Movimento Abiduga. Beh, sai, hai risaputo d'altronde. Sono i legittimi eredi del maestro Joseph Pilates, per cui salutiamo ancora. Ciao Joseph, grande amico, sta seguendo. Lo seguite in diretta. Brani, da dove nascono? Nel senso, nasce prima la ritmica e poi in mezzo c'è anche un po' di testo. È tutto un bulirone insieme. Come il gruppo è nato così e anche i brani sono nati un po' tutti così, bene o male. Poi magari c'è più l'idea di qualcuno e qualcun altro, però in corso d'opera poi si trasforma sempre tutto, quindi è tutto un bulirone insieme. No. Quindi sempre tutto scritto e fatto a 12 cioè nel mani. Senso vi mettete lì, provate a jam session e nasce un giorno in tipo un arco di un mese, decidiamo un giorno e facciamo tipo proprio 24 brani e facciamo altri due dischi. E guai a chi sbaglia quel giorno. Lì siete cattivi, no, non vorrei essere in qualcuno che sbaglia. Non vorrei essere io sbagliai e ne pago le conseguenze. L'ultimo fu I polsi non sono i suoi, li attaccati. Io di solito mandano contro free roll. Sono cyber polsi, assolutamente sì. Avete anche una pagina Facebook, ricordiamo, andate a vedere Ponzio Pilates, mettete un bel mi piace. Avete anche dei live prossimi venturi? Yes, il prossimo è domani a Loreto, a Resonance, per il 1° maggio. Ma infatti ho visto che suonate tipo un giorno sì, un giorno no. A volte capita, ci siamo fatti impegnatissimi, siamo luci da venerdì e sabato, no, da sabato e domenica, è un giorno sì, un giorno sì, oggi siamo qui, domani siamo a Loreto, poi il 4 siamo a Latina, il 5 a Teramo, quindi proprio bim 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 bom bom bom. Quindi ragazzi, se volete vederli vicino a casa, o se guardate stasera o se no cambiate casa. Esatto, è giusto così. Qua abbiamo però qualcuno che ci svela una grande verità, Monica, che fa un'affermazione un po' pesante. Ragazzi, io ve lo dico, preparatevi,
perché Monica dice in realtà compone tutto Ginardo. Dio. Ha svelato Monica, io ti amo. Monica, Monica, ti prego, Monica. Monica, sposami, ti prego, Monica. Monica, Monicona, Monicona. Beh, salutiamo Monica e magari ci andiamo a sentire anche un altro brano dal vostro disco Shoe Kate, ve lo ricordo. Shoe Kate. Facci ballare. Perché Sucate non è bello dire. Dopo hai detto Sucate. Sucate. Ho detto Shoe Kate. Dopo spieghiamo anche una piccola leggenda su Sucate. No, assolutamente sì, è arrivato un SMS che dice Shoe Kate. Pronto? Qual è l'altro cosa brano ascoltiamo? Che andiamo ad ascoltare, esatto. Ma io ascolterei quello lì, quello con il nome di quell'animale che sta in acqua, con il guscio. Ah, quella monaca, assolutamente quella monaca. Sì, sì, quella che molto. Assolutamente tira anche di più di un carro di... No, non si è capito. Buon ascolto, posto Pilates qua, ma rispettate. Siamo dei ponzi anche noi questa sera. Ai, Ponzi Pilates! Sono Burdella della Fadiga, come dicono in Danimarca, tra l'altro, e che salutiamo tutta la Danimarca che ci sta. Ciao Danimarca! Assolutamente, ciao Danimarca. Ciao Dani. Avete appena ascoltato un brano che è diverso da quello che abbiamo annunciato prima, che è Bongole, un brano appunto dedicato al nostro territorio, appunto alle Alpi. Ciao Alpi. Ciao Alpi. Assolutamente sì, ma anche le Dolomiti però. Ma anche, cioè, esatto, non escludiamo nessuno perché magari ci rimangono male, esatto, e guai a rimanersi male in questo periodo molto delicato per noi. Questo motivo logico. Assolutamente l'unica cosa di motivo logico che vi vogliamo dire è quella del nostro super mega sponsor. Bar Berardia San Mauro Pascoli offre tutti venerdì sera dalle 10 a mezzanotte intrattenimento con la musica live dei migliori gruppi della zona e non solo. La
l'ambiente giusto dove divertirsi, spatancarsi, bere, birre, cocktail, birre ancora, innamorarsi o al massimo conoscere un sacco di gente bella e soprattutto brilla. L'ambiente giusto anche per tutta la famiglia. Barbera di San Mauro Pascoli, tutti venerdì sera, grandi live. Questo venerdì, quindi il 4 maggio, yes. Formaggio, compleanno di Cece tra l'altro, me lo ricordo. Ci saranno i The Silver Combo, che è un progetto che nasce nel campo Mutoid di Sant'Arcangelo, e ci porteranno tra le sonorità rockabilly, country, boogie e swing, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Non mancate assolutamente, solamente grandi live al Barberate, salutiamo tutti i ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao Matteo, detto questo torniamo a parlare con i ragazzi in studio. Parlavamo appunto del loro nuovo disco che è in prossima uscita. Doveva uscire l'altro ieri, uscirà dopodomani. Su più o meno, sì. Speriamo. Più o meno, sì. Assolutamente sì. E, tra l'altro il titolo in questo momento è, pure, è sucato. Esatto, è puramente riferito anche al mercato americano che trattiene il vostro master. Tanti mercati. Vogliamo raccontare l'aneddoto? Lo vogliamo raccontare? Sì, questo sì, vogliamo sapere l'aneddoto. Volete sapere, ma veramente ve lo vogliamo dire? Sì, toglieremo ufficialmente il diritto di immaginarlo. Allora, cioè qui si svelano proprio i segreti, Tutto nasce, da quando siamo stati accettati al Pluffer Spectacle, che è un festival gigantesco. Oddio, Madonnina, è un festival in Austria di arte di strada in generale. Noi siamo andati in questo festival e c'era sta gente che di continuo stava lì, ci guardava, ci metteva anche i soldi nel cappellino, però diceva sempre sucate. Noi diciamo, perché ci dicono sucate questi qua? Basta, cioè, ragazzi. Ma basta. Cosa abbiamo fatto? Siamo pazzi. Se avevano detto che gli austriaci erano ben educati, invece facevano i maleducati, noi non ci andava giù. Allora questo sucate si è rimasto in testa un sacco, se lo siamo legati al dito, finché proprio quando siamo stati lì a concepire tutto l'album, mi ho detto no ragazzi, c'è questo sucate che ci spinge ancora qui nel cuore, dobbiamo metterlo da qualche parte, abbiamo scelto come titolo. Già il titolo! Già hai fatto dire che sucate si spinge, è un po' di per sé contraddittorio, ma è giusto così. Dritto nel cuore. È nel cuore. E da qualche parte dovevamo metterlo. Comunque, assolutamente. Ma sai cosa è successo poi Libla? È successo che anche quest'anno torniamo in questo festival e ci segue un ragazzo. Anche quest'anno, ma Dio mio, che sta succedendo a me? Vi invitiamo tutti quanti all'Infriga. Esatto. Anche perché siete, per il secondo anno siete riusciti a capire veramente come si chiama. Esatto, ci hanno detto. Lo sappiamo scrivere. È vero? È molto più difficile che pronunciarlo. Sì, infatti ho detto. C'è una F vicino a una L. È un casino. Strano. Però la novità di quest'anno è che ci segue un ragazzo che è mezzo austriaco e ci ha detto che loro non ci dicevano su carte, ci dicevano zugate. No! Che cosa vuol dire? Cosa? È una merda. Sta succedendo a me. In realtà era un complimento. Noi l'abbiamo mal interpretato, abbiamo fatto un casino e adesso però il disco ormai l'abbiamo fatto. Scusa Gabriel, un ragazzo austriaco che purtroppo abbiamo malinteso, è andato a finire male lì per lì. Abbiamo un malinteso. Scusa Gabriel. Però logicamente voi che siete poliglotti, giustamente una volta che arrivate lì cambiate. Sì, ce la giustiamo. Ma ormai ci sta! Con un pennarello. Sono questi i problemi. Assolutamente no. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci guardiamo un video di un gruppo di nostri carissimissimi amici, coloro i quali hanno fatto la sigla di Romania's Got Talent, e questi sono Macaulay e Vibronda. State qua. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Ehi hey, mamma, comprami al più presto un orologio. Gesù, mamma, comprami al più presto un orologio. Dai mamma, comprami al più presto un orologio se mi vuoi bene. Devi sapere, non ho risorse da investire nel mattone e quindi giunto sono a questa conclusione. Io voglio una roulotte come abitazione, la giusta soluzione è voglio provare ed altre tinte la mia vita colorare, evitando lo schimutri per la casa con tassi di interesse che aumentano lo stress. Io voglio una roulotte tra loro adesso. Ehi mamma, comprami al più presto una roulotte. E su mamma, comprami al più presto una roulotte. Dai mamma, comprami al più presto una roulotte se mi vuoi bene. E mi conviene che
ogni giorno mi dissanguano le vene. Le tasse crescono e la paga è sempre quella. Ma in questa vita io voglio restare a galla come fa una palla. Ed è un piacere, potrò stare dimorando in ogni dove. E metterò nella mia auto un gancio traino. Mi sembrerà da bere la casa nello zaino. E spero che non mi diraino. Ehi mamma, comprami al più presto un orologio. E su mamma, comprami al più presto un orologio. Dai mamma, comprami al più presto un orologio. Se ti vuoi bene. Dove poggiare le mie membra quando è sera, dove potermi poi sentire anche protetto, con cofro basilari e un minimo di tetto. Di meglio non mi aspetto, no, non è possibile senza passare dai favori delle banche. E allora ecco dentro me già si fa strada l'onesta alternativa e ne farò una moda. Festeggerò con un campare soda. Mi serve un modo risolutivo che mi permetta di sentirmi vivo ed essere libero di cambiare loco quando mi pare, quasi per gioco. Non c'è una casa dentro i miei sogni, un desiderio è una roulotte, è un'occasione, un investimento, una ragione, questa roulotte. Ehi mamma, comprami al più presto una roulotte. Poi su mamma, comprami al più presto una roulotte. Dai mamma, comprami al più presto una roulotte. Se mi vuoi bene. Ehi mamma, comprami al più presto una roulotte. Pagare lì, ma quanto meno me ne fotti. Dai mamma, comprami al più presto un orologio. Se mi vuoi bene. Oh yeah. Yes, eccoci di nuovo qua in studio sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone, ma soprattutto in diretta Facebook, sulla pagina appunto di Radio Icaro Rubicone. Continuate a scriverci come in tantissimi state facendo. Esatto, continuate a farlo, soprattutto tu Monica che sei richiestissima. Tu chi sei? Ti conosciamo? Ehi. Ciao, dai Monica. Dicelo. Ciao, Monica. Ehi. Fatti vedere, vieni con noi. Saveniamo sul Rubicone. Dai. Siamo con i Ponzio Pilates qua in studio. Stavamo parlando di tutto un po', praticamente anche del vari aneddoti che sono capitati nel registrare il disco nuovo, nell'attesa del disco nuovo. E anche le grafiche sono in America o no, le grafiche no, sono... le grafiche se le abbiamo già e sono sempre dello stesso artista che ha curato la grafica del disco vecchio, che si chiama Gola Undun, che salutiamo. Ah, che grande, conosciamo Nico. Grande Nico. Grazie Nico. Ora in Australia, International, è l'Australia, beato lui. E quindi adesso più o meno saranno le 5 del mattino, le 6 del pomeriggio, non so bene. Non si capisce, le 5 del mattino più che altro, mi sa, sono avanti, boh, una roba così. Non mi ricordo. Non ti ricordo. Sono stato in Australia, ma basicamente ha resettato. 7 ore comunque si può. C'è corrispondenza nel delirio musicale e nel delirio del testo della canzone? C'è corrispondenza? È una domanda del cacchio, l'ho fatta, è bellissima. Bellissima. Secondo me c'è un Pensiamoci un attimo. Sì, bisogna ragionare. Allora, mi ha chiesto sta cosa che non ho capito. Ripeti, Dibla. C'è corrispondenza tra il delirio della musica e il delirio del testo della canzone? Io posso alzare la mano. Vai. Sì. Secondo me, sì, qui, alzo la mano e dico che secondo me c'è un po' di corrispondenza, perché anche la musica è un po' un guazzabuglio, non c'è un genere riconoscibile. Anche la vostra domanda, che genere fate, no? E non riesce a rispondere. E anche la lingua, che lingua è, non riesce a rispondere. È un po' la stessa roba, secondo me. Quindi c'è tutto un guazzetto generazionale. Ma voi vi conoscevate già prima comunque di iniziare il tutto, o eravate già amici, oppure vi siete proprio... proprio... È stato... Io lo conosco fin da piccolo. Io lo conosco, ci conoscevamo già da prima, sì. Lo seguo dalle giovanili adesso. Sì. Che, cioè,
passiamo, è molto eterogeneo il gruppo, quindi magari io conoscevo lui da un botto, lui, loro non riconoscevo, conoscevo lei e via dicendo, ognuno aveva una rete diversa, quindi... abbiamo mischiato un po' le generazioni. Abbiamo mischiato le generazioni. Ci sono un esatto. sacco di band che andrebbero nominate prima e dopo. Sì, quindi forse la vera risposta è che è un continuo delirio di amici che suonano e in questo rotolone. Una miscela, uno scambio continuo. Ma non è detto che durerà ancora o che non evolverai in un'altra cosa. Cerchiamo di divertirsi il più possibile sì, adesso. Esatto, godiamocela. Godetevela. Però noi siamo arrivati a questa. A questa formazione. Che sembra quella ufficiale, diciamo. Quindi. Per ora siamo così. Prima eravamo dei tizi a caso. Tizi a caso. La, la sponsorizzazione di questo disco e del vostro successivo tour è anche coadiuvata da un amico comune, che è il buon Mattia Monz. Ah, certo. Ciao Monz. Ciao Monz. Ciao Monz. Ciao Monz. Monzi, grande Monzi, che manager Monzi doveva essere qui con noi questa sera, ma aveva le prove con gli Urgonauts, per cui anche loro freschi di disco nuovo. Ciao Urgonauts, salutiamo tutti, assolutamente sì. E ciao anche a Brighiman a questo punto. Ciao Brighi. Ciao Brighiman. C'è questa Macaco Blaster che sta iniziando a spingere e ringraziamo il Monzi e la Macaco. Noi ce la bella spingere, per tutti voi. Noi ce la facciamo spingere perché dai, siamo tutti bei ragazzi. Assolutamente sì, con me spingerei anche una delle vostre prossime canzoni che con spingere sì, sento molto. Perché appunto era quella che narravamo prima, esplicitamente non lo diciamo il titolo della canzone, comunque quella che tira sempre il famoso calendario. Quindi è lei, adesso è lei. Ma che è? Ma che è un carro? Quindi come citando anche ma un concorrente del programma Fuga. Scopata fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Figa malapena, l'ho scopata fino a qua. Fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa malapena, l'ho scopata fino a qua, figa
Esatto, questa è la traduzione dal brasiliano all'italiano, è quei testi molto romantici, molto romantici. Io volevo dire una cosa, che il DJ non deve essere per forza un jukebox. Giusto, ce l'ha scritto anche nella maglia. Non è per forza detto. Esatto, esatto. Mi suoni quella, per favore, che... Cuba di Lipson Brothers, così. Cuba dei... Non ce l'ha. Lo stesso, ma... parole al caso. Salutiamo anche tutti quelli che si stanno scrivendo sulla diretta Facebook, appunto sulla pagina di Radio Riccardo Piccone. Salutiamo Roberto che dice: Divio, ti sei ostinato la faccia? Si vede? Quasi. Minchia. C'ho un caldo addosso che non ti puoi immaginare. Ma è qui che ci sono. Esatto, sì, che ci siamo noi. 100 gradi. È vero! E soprattutto salutiamo l'amica amichissima Marianna che dice 5 anni. Ciao Mari! Ciao Maristar. E continuiamo a parlare con i ragazzi in studio. Stavamo parlando appunto di Shookate. Nonostante mi stia squagliando dentro, mi è venuto un brividino che a me che lascia fare. Disco in distribuzione, poi presto, solamente durante i vostri live, o ci sarà anche una promozione sugli store digitali? Ci sarà una promozione anche sugli store genitali. Tornando al discorso della canzone di prima, appunto. Sì, come un po' come l'album precedente, poi lo spareremo in tutto il mondo: Spotify, iTunes, quant'altro, Google Play Music, YouTube, tutte quante cose. All'Hyper, dappertutto. Autogrill, tutte, sì. Ponzio Pilates, le trovate nei migliori autogrill d'Italia. E anche nei vostri sogni. Beh, ciao, l'applauso. Scusa, perché questo è il sogno di Monica, soprattutto. Sì, di Mona di Bruce. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta a crepare nei sogni. Assolutamente sì. Ciao Monica. Detto questo, sì, prendiamo una piccola pausa da voi, ma non da voi, perché è arrivato il momento più amato, richiesto anche dai bimbi a casa che si scrivono quando ci fanno disegnini, appunto. Il momento più amato soprattutto dai genitori, questi figli, soprattutto dai papà. È il momento più amato da tutti gli uomini che sono a casa. È richiestissimo da Sky, da Rai 1, Rai 5 e la 8. Sto qui. Esatto, ce l'abbiamo solo noi, il momento della rubrica della Zola, la rubrica dal titolo, anche se lo sai, Sallo!
Zo, di chi ci parli questa sera? Ma questa sera parliamo di una band che è venuta ben due volte a trovarci, se non sbaglio. La prima volta, tra l'altro, quando muovevano i primi passi, e l'anno scorso, quando già avevano conquistato l'Europa. Assolutamente sì. Sto parlando degli Espagna Circoeste. Ciao Marcello! Ciao a tutti! Sono a ben 4 anni di attività. E più di 400 concerti in Italia ed Europa. Tango punk è il loro stile, un mix tra pop punk, cumbia e reggae, ed è proprio così che prende il nome il loro attuale tour europeo. Il loro successo inizia nel 2013, quando la band pubblica l'EP Il Bucatesta, è andato più volte in ristampa senza alcuna distribuzione e promozione ufficiale. Il primo album esce nel 2015, La Revolución de l'Amor, che li porta a triplicare il loro successo ed i loro concerti in tutta Europa. Nel 2017 esce il nuovo album Scienze della Maleducazione, distribuito anche in Spagna, Andorra e Francia. Da maggio 2017 non si sono ancora fermati praticamente con il tour, che li porterà appunto ad attraversare tutta l'Europa credo siano ancora in Germania in questi giorni, e ad approdare anche in America. Wow, yes, quindi complimentoni. Noi ci ascoltiamo vanno a riprendere appunto il disco, vanno a prendere il disco dei Ponzio. Noi ci ascoltiamo il primissimo brano che li ha resi famosi. Questi sono gli Espagna Circoeste e questo è il Bucatesta. Oh yes. Che passa e mi cavesse sempre solo Bucatesta. E il Bucatesta! Lo stomaco che batte dentro al petto è sempre solo Bucatesta. E il Bucatesta! Se entri nel mio cranio ti ci perdi come fosse una foresta. E il Bucatesta! Se ci stai troppo tempo dentro è come stare in mezzo a una tempesta. Il Bucatesta! Che passa e mi cavesse sempre solo Bucatesta. E il Bucatesta! È come un trapano che 100 volte all'ora fora la mia testa. E il Bucatesta! Te amo troppo e tanto, però tengo ancora ombre nella testa. E il Bucatesta! Se mi sposerai ti prego non ti spaventar dei buchi in testa. Il Bucatesta! Bonjour, comment tout à fait? Je suis la tante. Bonjour, comment tout à fait? Je suis la tante. Bonjour, comment tout à fait? Je suis la tante. Bonjour, comment tout à fait? Je suis la tante. Na 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 na. El Bucatesta. Na 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 na. El Bucatesta. Na 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 na. El Bucatesta.
nanna. E il buca testa. Ciao buca, anche noi. Spagnaci il queste. Ciao a tutti. Ciao ciao ragazzi, e speriamo di vederli presto anche qui. Chissà se ci verranno ancora a trovare. Sì, 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 tornano tutti prima o poi, tornano tutti. Torna anche come un po' di frescura in me, perché mi sono tolto la sacca, ragazzi, che lascia fare, mi dovevo fare una dai, bombe! Quando arrivo a casa. Detto questo, a proposito di bombe, abbiamo un'ascoltatrice, questa sera, che ha preso passione, ragazzi. Ho preso passione veramente perché mi hai fregato. Stiamo parlando di lei. È proprio Monica che disse: Viola, che invidia tra quei bei maschioni. Ti vedo. Ti vedo. I see you. Oh yes. I see you. Grazie Monica. Grazie Monica. 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 Monica, sei mia, sarai sempre mia Monica. Io vorrei dire una cosa. Dai. A Monica, è una parolina piccola. Iolco. Assolutamente sì, sono frasi importanti, frasi importanti. No, è che c'è una ragazza che ha dell'affetto per me. Assolutamente, noi abbiamo dell'affettato. Invece continuiamo a parlare con i ragazzi. Ho chiesto durante la canzone se hanno dato le date che hanno qui la prossima settimana. Ma non è proprio qui in zona, invece qui in zona nei prossimi giorni, mesi a venire. Qui vicino vicino. Vicino 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 siamo il 18 e il 19 qua in Romagna. Siamo in particolare il 18 all'ex caffè di Cesena. Yes. Maggio, se maggio, non si è sparato, sì. Maggio. E il 19 invece al Campus Fest. Oh. Quindi segnate vicini, 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 vicini. Oppure andate sulla loro pagina Facebook. No, sono scritto. Non mi piace. Gli appuntamenti. Fate dall'altro una pagina con 3 miliardi di like. Viaggia un sacco. Mi piace per questa cosa. Come viaggiamo anche noi con l'ultima canzone che ascoltiamo questa sera, è sempre tratta dal dai, prossimo. Ma che è? Dillo. Facci ballare, Shukate. Yeah. Questo diciamo che è il brano forse più... Fai quella balla! Succate. Oh, ma posso dire una cazzata anch'io? Volevo dire una cazzata. Dai Ginardo, vai. Allora, di... Hanno capito subito. L'hanno capito subito. L'avevano capito. No, di pure. È un discorso importante. No, è facilissimo. Sì. Vai. Vedete questo... Fonico virpan. No, Gino. Parla Gino, parla. Volevo dire sta cazzata, insomma. Dibla, visto che sei un gran chiacchierone, perché non ti chiami di bla 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 bla? Bene, andiamo a ascoltarci il prossimo brano. Amore.
Abbassagli vertiginosamente la chitarra. Starks, ciao San Paolo, ciao San Paolo, grazie. Salutiamo anche il Lore, si dice dai Lore, grande Lore. Detto questo, ringraziamo di cuore Ponce Pilates per essere stati qui con noi questa sera, grazie ragazzi, veramente fatto ballare, scatenare, ci vediamo presto in giro e soprattutto ma sei deficiente. E detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo. Aspetta, non c'è, dovevi fare un ringraziamento. Faccio un piccolissimo ringraziamento a parte Monica. Grazie Monica. Ciao Monica. Grazie Monica. Siccome il disco è stato finanziato tramite un crowdfunding, esatto, Music Razer, vorrei ringraziare tutti i nostri Razers. E per grazie. Questo ora li nomineremo persona per persona. Grazie. Uno è grazie. Detto questo, noi ci salutiamo. Io non so se ci ufficialmente sarebbe, forse ci sarebbe ancora un'altra cosina. Proprio stringiamo. Allora, è il momento cazzata della giornata. Yeah. Abbiamo pochi secondi, quindi sarò breve. Un amico chiama un amico e gli dice: oh, ma ho saputo che ti sei trasferito, sei andato vicino allo stadio. Chi te l'ha detto? Bravo. Bisogna applaudire a tempo. Grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato questa sera. Un ringraziamento particolare a Mirko. Ragazzi, Samu, sono veramente euforico. Grazie regia. Un applauso a voi, regina. Un applauso per la Zo. Grazie a tutti di essere stati qui con noi questa sera, questa serata, di averci seguito. Se questa può essere o meno l'ultima puntata della Zoo, perché forse inizia a lavorare, potrebbe essere l'ultima, ma almeno chiudiamo in bellezza con i Ponzio. Fare di meglio, ce la portiamo via noi lunedì prossimo con Levin Moore. Mi raccomando, vi aspetto in teatro sabato sera 5 maggio, teatro della Stabellaria. Detto questo, buonanotte, buona vita. Il DJ non è un jukebox, esatto, soprattutto pazzo interiore. Ciao, io vado via con Gino col camper, ciao, vai. Beata. Bacini. Senta, dai, vogliamo